Radio Nowhere Blog. Beatrice d'Este, il diamante della corte del Moro. Scritto da Beatrice Gioia, letto da Giorgia Stanese. Orgogliosa e ostinata, sebbene fosse la figlia meno prediletta, fu in realtà quella più simile al padre per indole, dal quale ereditò la spavalderia e l'animo senza paura, poiché sembrava trarre piacere dagli esercizi violenti e dalle situazioni di pericolo. Sarà lo stesso Ludovico a raccontare ammirato un episodio in cui, durante una battuta di caccia, il cavallo di Beatrice fu urtato da un cervo imbizzarrito e si impennò, ma la moglie si tenne ben salda in sella e quando riuscirono a raggiungerla la trovarono che rideva come una bambina. Sempre dal marito sappiamo pure che le piaceva addestrarsi all'uso delle armi. In una miniatura francese raffigurata con un pugnale cinto al fianco, inoltre sapeva tirare di balestra. Spesso giocava a palla con i fratelli e i cortigiani, sebbene tutte queste attività prettamente maschili, quali appunto l'equitazione, la caccia e la palla, fossero ufficialmente vietate alle donne. Amava giocare d'azzardo ed era particolarmente abile a vincere a carte. Adorava anche danzare, arte in cui eccelleva con grazia singolare. Inoltre, la giovane duchessa adorava le burle. Si divertiva particolarmente a fare scherzi ai danni dell'antipatico ambasciatore Trotti, all'epoca settantenne, il quale si ritrovò più volte la casa invasa da una gran quantità di volpotti, lupi e gatti selvatici che il Moro acquistava presso certi contadini vigevanesi e che Beatrice, essendosi accorta di quanto simili bestie infastidissero l'ambasciatore, gliene facesse gettare in casa quanti più poteva per mezzo di camerieri e staffieri che ricorrevano ai più impensabili espedienti. Inoltre, essendo l'ambasciatore avarissimo, una volta la terribile Beatrice, con la complicità di un marito molto innamorato, arrivò perfino a derubarlo di quanto portava addosso, seppure per una buona causa. Mentre Ludovico lo teneva fermo per le braccia, lei gli estorse 2 ducati d'oro, il cappello di seta e il mantello nuovo, regalandoli poi alla nipote del Trotti affinché li donasse in beneficenza ai più bisognosi. Un altro successo personale arrivò con la moda, dato che Beatrice incarnò una sorta di Jackie Kennedy della pianura padana. Ogni nobildonna d'Italia voleva essere immediatamente informata su cosa avrebbe indossato la duchessa. Perfino le nobili francesi vennero invitate dal loro re a copiarne lo stile. Così Beatrice si prese la briga di inviare alcune bamboline in Francia per insegnare loro l'accostamento dei colori. Uno dei tanti stili da lei lanciato pare essere stato l'uso del manicotto di zibetto o anche l'idea di mettere in risalto la vita stringendovi attorno un cordone di grosse perle che rappresentarono sempre uno dei suoi più grandi vezzi. Inoltre, nel XV secolo i cappelli erano ancora rari nel guardaroba femminile, ma anche di questi la duchessa fece un grande uso. Infine introdusse anche la sottile gorgierina stretta attorno alla gola, già preannunciatrice della moda del secolo successivo. Poche figlie d'Eva hanno esercitato sugli uomini e sui loro tempi tanto fascino e tanta influenza quanta Beatrice. Caratteristica giovane questa napoletana, che educata tra i chiassi e le scaltrezze degli aragonesi, crebbe spigliata insieme e colta tanto da saper tenere a Venezia un discorso solenne in latino ed entusiasmare di sé Massimiliano Imperatore e Carlo VIII. Frivola e civettuola nelle apparenze e birichina al punto di correre per le vie come una donnicina del popolo, ma superba e tenace sul suo trono. Ammaliato come tutti dal fascino della moglie, il marito seppe sfruttare le sue virtù anche per alcune delicate missioni diplomatiche, come quella organizzata a Venezia per saggiare l'opinione del doge riguardo una sua eventuale legittimazione a duca di Milano. In apparenza quella di Beatrice fu gestita come una banale visita di rappresentanza per congratularsi della lega appena conclusa, ma in verità la duchessa avrebbe dovuto trattare con il Senato da sola di affari segretissimi. La missione fu comunque un insuccesso, dato che Venezia non intendeva appoggiare il Moro. Tuttavia il marito rimase molto colpito dalle abilità diplomatiche della moglie e dalla sua abilità nelle trattative. Nella notte fra il 2 e il 3 gennaio 1497, Beatrice morì nel tentativo di dare alla luce il terzo figlio. Si racconta che il Moro impazzì di dolore, tanto che rimase per settimane chiuso al buio nei suoi appartamenti.
si pentì sino alla fine dei suoi giorni per averla trascurata nei suoi ultimi mesi di vita, quel diamante prezioso che il fato gli aveva donato, e si dice che pregasse tutti i giorni affinché gli fosse concesso di rivedere Beatrice un'unica volta, poiché l'amava più della sua stessa vita. Ludovico ci ha lasciato in eredità questo amore così struggente, ben impresso nel magnifico monumento funebre in marmo di Carrara che è possibile ammirare alla Certosa di Pavia. I due coniugi sono stati scolpiti l'uno accanto all'altra, come se fossero assopiti in un sonno profondo, una promessa di devozione e amore eterno per Beatrice d'Este. Celebrata nel XIX secolo come una sorta di eroina romantica, la figura di Beatrice subì un'eclissi nel corso del Novecento, schiacciata sotto il peso degli elogi tributati alla più longeva sorella, Isabella. Sebbene un'analisi alquanto superficiale degli eventi storici abbia portato alcuni studiosi moderni a ritenere che Beatrice non avesse avuto alcun ruolo nella politica del ducato o che addirittura non se ne fosse interessata, la quasi totalità degli storici precedenti concorda invece nel giudicarla la veramente dietro molte azioni e decisioni del marito, sul quale esercitava un'enorme influenza, a tal punto da legare la presenza di lei alla prosperità e all'integrità dell'intero stato sforzesco. Beatrice aiutò di savissimi consigli il marito negli uffizi e tanto tempo prosperò quello stato quanto una tal donna stette con Lodovico. Morta lei, la pubblica rovina non ebbe più ritegno. E Moro e Sforza e Viscontei Colubri, lei viva, formidabili saranno dall'Iperbore nievi ai lidi rubri, dall'Indo ai monti che al tuo mar via danno. Lei morta andrà al corregno degli insubri e con grave di tutta Italia danno in servitute e via stimata senza costei ventura la somma prudenza. Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, canto 13, ottava 63. Se ti è piaciuto l'articolo, lascia pure un like a questo video e attiva la campanella per non perderti i nostri prossimi contenuti. Ti aspettiamo su radionowhere.it.